Ecco, buongiorno a tutti, nel nome di Gesù Cristo. Noi abbiamo grano che maciniamo, ma anche non solo maciniamo, ma a volte piantiamo. Che ha preso un tipo che non c'è qui, dall'America, qualche anno fa, ho piantato, è cresciuto. Quello che ho raccolto era molto di più, ho piantato quello, adesso ho molto di più. Ma per un chicco di frumento, per diventare una bella pianta, cosa devi fare? Restare un bel chicco? Deve restare un bel chicco? Devi morire, devi essere consumato che non c'è più. È l'unico modo per un seme di fare una bella pianta che può produrre tanto e se modo di dire muore. E non c'è più quel seme, non c'è più, consumato, ma produce vita. E l'Apostolo Paolo, secondo Timoteo, che ha scritto poco prima di essere messo alla morte, scrive a Timoteo, suo figlio, nella fede, non era un figlio biologico, ma era un figlio per lui. Sapeva di morire, ma non solo di morire. Notate come descrive la sua morte. Secondo Timoteo 4, 6, perché quanto a me sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia dipartita è vicino. Libazione, ho studiato questo tanti anni fa, era un vaso lungo, stretto, che non si poteva mettere giù. Non poteva restare giù. Era fatto rotondo in fondo, alto, stretto, quindi metti giù, cade. Quindi lo riempivano e dovevano versare tutto. Non potevano lasciarlo metà pieno. Ed era un'offerta che si faceva ai pagani, ai loro dei, oppure a Dio. Cioè una libazione, un'offerta che doveva essere consumato completamente. E Paolo dice, sto per essere offerto in libazione. Aveva dato la sua vita. Paolo aveva dato la sua vita ormai da anni. Perché dico che aveva dato la sua vita? Romani 12 dice di presentarci come cosa? Sacrifici viventi. Non vivendo più per noi stessi. Ma io voglio stare bene nel mondo per chi si vive. Di natura per chi si vive. Ognuno per se stesso. Purtroppo in tanti matrimoni come vivono i due. Ognuno per se stesso. Non sono belli. Quei rapporti non sono belli per nessuno. Perché c'è sempre concorrenza. Io cerco per me. E l'altro cerca per sé e siamo sempre cercando l'uno per l'altro, una guerra continua. Ma Paolo da anni aveva dato se stesso totalmente per gli altri. E qui stava per darsi fino alla morte. Ma non era triste. Aveva grande gioia perché guardava in avanti a quello che la sua vita aveva prodotto già e che la sua morte avrebbe prodotto. E così dice, perché quanto a me sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Paolo non amava la vita, amava l'apparizione di Gesù Cristo. Non sprecava i suoi desideri su quello che avrebbe perso. Voglio pensare a questo. Se tu ti aggrappi a qualcosa sulla terra, anche cose buone,
Ah, voglio sposarmi. È una cosa buona. Ma se tu ti aggrappi a benedizioni terreni, ti saranno strappati via. E tante persone si aggrappano a quelle che non sono neanche vere benedizioni. L'approvazione degli uomini, una bella vita, tutto. Ma Paolo amava l'apparizione di Gesù Cristo. Paolo amava il vedere Cristo e da Cristo ricevere la ricompensa che durava per sempre, che non sarebbe mai strappato via. Paolo amava la gioia di entrare nella presenza di Dio, dove sarebbe rimasto per sempre. Quindi se tu ami una benedizione terrena, ti sarà strappata via. Ma se tu ami l'apparizione di Gesù Cristo, il tuo tesoro non ti sarà mai strappato via. Come puoi avere vera gioia e pace pur avendo la tua gioia? Se tu sai, ma ce l'avrò domani? Oh, il mio marito, oh, la mia famiglia, quello che sia. Ma tu sai che li avrai domani? È garantito? O potrebbero morire? O potresti perderli in un altro modo? Hai raggiunto successo come quel ricco agricoltore che aveva avuto una raccolta così grande che doveva costruire i nuovi granai. Ah, sono messo bene per anni. Che me ne sono bene per anni? Hai tanti soldi, ma stasera tu morirai. E tutto quello che hai accumulato non sarà tuo. Se tu cerchi la tua gioia in qualunque cosa di questa terra, ti sarà strappato via. Ma se tu ami l'apparizione di Gesù Cristo, io vivo per vedere Cristo, il tuo tesoro non ti sarà mai strappato via e ci sarà per te riservata la corona della giustizia, che non ti sarà tolto mai. Io voglio poter dire: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Questo è quello che è importante. Il buon combattimento non è solo nelle grandi cose, è nelle piccole cose. L'autocontrollo. Lasciami andare nelle piccole cose. Non è correre bene. Spesso guardiamo i grandi peccati in cui gli altri cadono e noi no, anche se a volte sì, ma non guardiamo i peccati che si accumulano. E quindi io voglio serbare la fede, combattere il buon combattimento, perché so che mi troverò davanti a Cristo e io non voglio avere timori, io voglio avere gioia a vedere il mio Signore. Io voglio avere gioia nell'essere offerto in offerta, libazioni. O meglio, voglio avere gioia, Romani 12, nel presentarmi come sacrificio vivente tutti i giorni. Ma scusami! E allora quando vivi per te? Se io vivo per il Signore vive per me. Gesù Cristo vive per me. Egli è alla destra di Dio, intercede per noi. Chi è saggio non vive per sé, non cerca gloria per sé, perché quella gloria quanto vale? Quanto vale? Se riesci ad ingannare tutti e ti vedono bene, quanto vale? Non vale niente. E mi ruba, ci ruba dalla vera gloria quando gloriamo in Cristo Gesù. Quindi io prego che possiamo dichiarare quello che dichiara Paolo qui. Quanto a me, sto per essere offerto in libazioni, non tutti sappiamo a che giorno moriremo. Paolo sapeva che era vicino. Il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento. Combattiamo oggi il buon combattimento.
Ho finito la corsa, corriamo fedelmente finché c'è la corsa davanti. Ho serbato la fede, serbiamo oggi la fede. Per il resto mi hai riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Paolo viveva con gli occhi in avanti. Un agricoltore vive guardando alla raccolta. Un atleta corre guardando al premio. L'unico modo di vivere la vita cristiana, guardare in avanti. E se guardo in avanti, riconosco, wow, tutto quello che mi circonda, perderò. Perderò. Perciò non voglio aggrapparmi a quello che perderò. Voglio aggrapparmi a quello che non perderò mai. Aggrappiamoci a Cristo. È l'unico tesoro che non perderemo mai. E così corriamo aspettando quel giorno. Che privilegio che abbiamo di celebrare il Signore insieme oggi. E facciamo quello, preghiamo. Padre, siamo qui per grazia, il fatto di poter chiamarti Padre è una grazia immensa, che tu, il Santo Dio, il giusto giudice, sei per noi Padre, siamo figli amati, che immenso privilegio. Oh, che possiamo comprendere questo, che possiamo comprendere l'inganno del peccato, che possiamo comprendere che tutto qua, anche le cose belle da te, passeranno, che possiamo vivere come Paolo, correndo bene, tenendo gli occhi in avanti, aspettando quel meraviglioso giorno quando ti vedremo nella tua gloria. Se siamo in Cristo, saremo accolti. Vogliamo vivere per quel giorno. Ti ringraziamo. Vogliamo vivere guardandoti per avere pace in ogni situazione. Nel nome di Gesù Cristo siamo riuniti oggi per lodarti. Amen.